Tra le nomine fatte ieri dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dalla sua giunta regionale c'è quella del dottor Nenè Mangiacavallo, originario di Ribera, e relativa alla presidenza del consorzio universitario di Agrigento, avvenuta su proposta dell'assessore regionale Roberto La Galla. Il dottor Mangiacavallo nel passato ha avuto anche esperienza al Parlamento nazionale e perfino ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla sanità nel governo Dini. Devo dire che è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione aver ricevuto questa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento. Ma nel contempo mi carica di responsabilità e di impegno, perché prima di ogni cosa bisogna onorare la storia millenaria di una città come Agrigento e bisogna ritornare ai vecchi fasti, tenendo conto delle esigenze di un vasto territorio che non può confinarsi evidentemente all'interno della provincia di Agrigento, che dovrà tenere conto di questa grande opportunità di crescita e di sviluppo, non solo sul fronte della formazione, ma anche sul piano economico e sociale della nostra provincia. E bisognerà cogliere tutti quegli aspetti di innovazione e di rilancio che anche questa emergenza ci offre. Ancora è troppo presto per elaborare programmi e per stilare progetti. C'è sicuramente un mio grande impegno, una grande disponibilità. Dovrò convocare al più presto il consiglio di amministrazione, raccordarmi con la componente accademica e con il rettore dell'Università di Palermo per elaborare insieme un progetto di sviluppo che tenga conto delle reali esigenze del territorio e che possa coinvolgere con un'azione sinergica tutti coloro i quali possono avere un ruolo nel rilancio di questo ente, ma principalmente per un nuovo corso della formazione. Quando mi riferisco a coloro i quali possono avere un ruolo, non mi riferisco soltanto ai sindaci e ai comuni che già in passato sono stati soci del consorzio universitario, ma mi riferisco alle realtà imprenditoriali. Mi riferisco al mondo dell'economia e della finanza, in maniera particolare agli istituti bancari, mi riferisco alle forze sociali, a tutti coloro i quali hanno qualche cosa da dire, da proporre e principalmente da fare per determinare il nuovo corso della formazione in provincia di Agrigento, che, ripeto, dovrà, oltre che potrà, travalicare i confini della provincia. Dobbiamo passare da una formazione di primo livello anche principalmente ad una formazione di secondo livello universitario, quindi corsi di specializzazione, dei master, dei processi di qualificazione con un obiettivo: offrire una nuova occasione di sviluppo e di crescita, ma anche evitare, e speriamo di poterci riuscire, che i giovani della nostra provincia siano costretti ad emigrare. Certo, si tratta di un progetto ambizioso che dovremmo elaborare in collaborazione con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Ma i buoni propositi molto spesso rappresentano una base per edificare e questi sicuramente non mancano.